Oggi la Chiesa ci invita a godere questo dono privato di Bartolomeo, che si identifica con Natanaele. Bartolomeo era insieme a Filippo quando la grazia del Signore lo ha toccato, e subito lui si è lasciato abbracciare dalla misericordia di Dio. Filippo annuncia a Bartolomeo di aver incontrato il Signore. Ecco, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, Nazaret. Bartolomeo non era uno sprovveduto, conosceva la storia, conosceva la tradizione, conosceva la religione ebraica. Dice, da Nazaret può nascere qualcuno di buono o qualcosa di buono. Ecco il pregiudizio che chiude le barriere dell'apertura e si concentra sulle proprie convinzioni, al di là delle quali non si riesce a spaziare nelle meraviglie del Signore che opera nelle stesse persone. Il pregiudizio, cari fratelli e sorelle, è chiusura, quindi, e non si lascia purificare finché l'io non si inginocchia e non riconosce il Signore della vita e della storia, il Signore delle meraviglie. E Bartolomeo comunque non era un uomo che si adattava facilmente alla evoluzione o al tentennamento mondano. Lui rimaneva con serietà e con coerenza al credo abbracciato. Ecco perché Gesù, vedendolo, disse: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Non giocava col Signore, non giocava con le persone. Era onesto, intellettualmente, moralmente. E Gesù ha apprezzato molto questo suo stato d'animo, per cui lo ha guardato con grande tenerezza e compassione. Natanaele, o Bartolomeo, domandò a Gesù: come mi conosci? Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Ecco, vedete come l'amore di Dio avvolge e coinvolge ogni persona che vive di verità e nella verità. Natanaele rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei la re di Israele. Vedete l'onestà e la verità come emerge in una professione e una rivelazione che lo Spirito aveva suggerito al suo cuore. E allora Gesù ha voluto evidenziare: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste, cioè tu entrerai nella dinamica di una storia di salvezza che solo chi segue Gesù, chi accoglie Gesù nel suo cuore, chi lo ascolta e chi vive della sua parola, vede eventi prodigiosi, mai compiuti prima.
e mai immaginate da alcun uomo. Ecco perché, fratelli e sorelle, Gesù, con molta semplicità, gli disse: in verità, io vi dico, vedete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Questo salire e scendere che accompagna l'uomo, gli uomini, nella luce della rivelazione, nella grazia della misericordia, nella beatitudine della vita che ascende al cielo per portare sulla terra la gioia della presenza di Cristo Salvatore. Bartolomeo poi si è messo al seguito di Gesù e ha portato il Vangelo, annunciato il Regno di Dio in Armenia, in Siria, in Iraq, dove ci sono attualmente anche tante sofferenze per la fede. E lui è stato poi sepolto all'isola di Roma, nella chiesa che è stata poi affidata alla comunità di Sant'Egidio. In quel luogo, all'isola di Velina, sorge questa chiesa dove raccoglie i nuovi martiri del XX e del XXI secolo. Ecco perché, fratelli e sorelle, c'è bisogno di uomini che si aprono al Signore, che lo seguono, perché il coraggio di affrontare la vita nella coerenza della fede viene da Dio, e insieme con Gesù e nella potenza dello Spirito Santo si offre una testimonianza fino a dare la vita, anche col martirio, come è successo a Bartolomeo o Natanaele.